Quando decidi di vendere casa è come cedere un pezzettino di te a degli sconosciuti. La vendita ti porta a fare letteralmente i conti con un'operazione pesante dal punto di vista economico, probabilmente la più importante che hai mai affrontato o che affronterai. Allo stesso tempo ti mette di fronte a tante emozioni diverse. Vorresti incontrare non un acquirente qualsiasi, ma un acquirente all'altezza della situazione. Una persona che mostra entusiasmo di chi non vede l'ora di arrivare a rogito e vivere tra quelle mura. La cattiva notizia è che l'acquirente ideale non lo trovi così facilmente. Anzi, è facile incontrare ben altre tipologie di persone che mi sono divertita a suddividere in tre categorie. La prima, il critico. È il tipico personaggio che legge e rilegge l'annuncio immobiliare relativo all'abitazione che potrebbe interessargli e memorizza ogni angolo della casa per essere ben preparato alla visita immobiliare sul posto. Ama sottolineare piccoli difetti, piccoli lavori di manutenzione che dovrebbe essere costretto a fare in caso di acquisto per rendere la casa conforme alle sue necessità e ai suoi gusti. Non apprezza, apparentemente, niente di ciò che vede, tanto che ti verrebbe spontaneo chiedergli cosa sia venuto a fare a casa tua se non gli piace nulla. La sua è una tattica poco felice, che consiste nel sottolineare ciò che non va per tentare di strappare un prezzo più basso e di fare un bell'affare. Poi arriva l'indeciso. Fa mille domande e soprattutto viene a vedere casa tua una, due, tre e altre infinite volte, accompagnato ogni volta da qualcuno di diverso, perché sa, il parere di questa persona per me è importante per decidere, dice. Quando finalmente arriva un tecnico di sua fiducia, pensi, è fatta! Invece, esattamente da quel momento in poi, che di lui perdi ogni traccia, finché scopri che ha acquistato una casa fuori città perché è rimasto incantato dal grande giardino a cui può dedicarsi al suo hobby preferito, il giardinaggio, e creare un orto tutto per sé. E tu resti di stucco, perché stai vendendo un attico in pieno centro. Infine, ecco il curioso. Il curioso è molto interessato alla tua casa e si presenta in modo cordiale, sempre sorridente. Chiede informazioni su tutto. Gli interessa il quartiere, i vicini, se c'è stata una ristrutturazione da poco. Si congratula per il gusto dimostrato nell'arredamento e fa domande, tante domande, troppe domande, decisamente troppe domande. La sua visita è interminabile perché si perde in mille discorsi che quasi non sembra venuto per vedere la casa, ma per fare amicizia. Non comprerà casa tua e neanche quella di qualcun altro, semplicemente perché non ha alcuna intenzione di acquistare ora. Ma ha intenzione di farlo, non si sa quando. Quindi gli piace leggere gli annunci e visitare gli immobili che lo colpiscono di più, giusto per farsi un'idea. Il curioso gira tipicamente nei sabati e domeniche perché ha sostituito la passeggiata al supermercato con il giro di casa tua. In Engel & Völker Cuneo la selezione di chi portiamo in visita è molto accurata. Ti porteremo solo persone realmente interessate che avranno già ricevuto in ufficio tutte le risposte alle proprie domande e che sono già pronte per comprare. Il tuo acquirente ideale.